Giulia De Lellis, influencer, diventata famosa dopo la partecipazione al programma Uomini e Donne, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, in cui ha parlato del suo rapporto con Andrea Damante e della sua carriera da imprenditrice con la sua azienda di prodotti per la pelle e di make-up. Nata a Zagarolo 28 anni fa e cresciuta a Pomezia, racconta che, dopo l'esperienza da corteggiatrice nel dating show di Canale 5, appena aperto il mio profilo su Instagram avevo già 500.000 di follower. Ora conta una community social da oltre 5 milioni di persone. Degli anni del liceo ricorda: mi ero iscritta al liceo classico perché non sapevo che indirizzo scegliere, ma ero terribile in greco e latino. Mia mamma allora mi mandò a prendere ripetizioni da un'insegnante privata a Roma Centro, ma ogni volta disertavo la seconda ora e la passavo nella libreria sotto casa sua a sfogliare libri di moda. Fu l'insegnante a scoprirlo per prima e raccontarla a mia mamma, ma lei non mi disse nulla. Svela: il giorno dopo mi accompagnò a cambiare scuola e mi iscrisse all'istituto di moda e di arte a Nettuno, un sogno. Dopo il diploma, però, ero ancora più indecisa. Provai a fare test ovunque: medicina, psicologia, comunicazione. A un certo punto capii che avevo bisogno di prendermi del tempo per capire in che direzione andare. Con Andrea Damante siamo stati migliori amici, amanti. Mi ha fatto da padre quando avevo 19 anni. Giulia De Lellis parla del suo debutto casuale in TV. Non sono andata a cercarmela, è capitato. L'idea era di prendermi un anno sabbatico a Londra. Invece la mia migliore amica, Alice, mi portò per scherzo negli studi di Uomini e Donne. Ero una ragazzina molto semplice. Non avevo nemmeno i social, cosa che adesso fa sorridere. Però ebbi questo colpo di fulmine e da lì accadde tutto il resto. Il fortunato era il tronista Andrea Damante. All'epoca eravamo giovanissimi, ricorda ancora. Poi siamo cresciuti insieme. Siamo stati i migliori amici, amanti, mi ha fatto da padre quando a 19 anni mi sono trasferita da Pomezia e io da madre a lui, perché eravamo da soli in una città nuova. L'influencer svela come è cambiato il loro rapporto. Per tanto tempo ci siamo odiati, ma quando si sta insieme in questo modo è difficile chiudere davvero il rapporto. Semplicemente si trasforma in qualcos'altro. Non sempre è così, in alcuni casi credo sia sano chiudere e basta, dipende da come ci si lascia. Sono molto fedele e credo fortemente nella monogamia, quindi continuo a non perdonare chi mi tradisce. La storia tra i due è finita per un tradimento. Sono molto fedele, spiega Giulia De Lellis, e credo fortemente nella monogamia. Quindi continuo a non perdonare chi mi tradisce, in amore così come in amicizia. Però se prima ero più categorica, crescendo mi sono resa conto che esistono tantissimi motivi che possono spingere una persona a farlo. Non è vero che chi ama non tradisce. Sulla fine della storia con Andrea Damante ha scritto un libro. Prima di quello non avevo ancora pianto la fine della nostra relazione, mi è servito per esorcizzarla. Fu Maria De Filippi a consigliarmi di scriverlo, ammette. È stata la prima a credere in me, la persona a cui devo tutto. Ha sempre un consiglio giusto e sincero da dare, a volte anche duro, ma sempre senza secondi fini. È esattamente come la si vede in televisione, la mamma di tutti. Oggi non le telefono tutti i giorni, ma so di poter contare sempre su di lei. Nel mondo della TV ha pochi amici. Ho avuto la fortuna di partecipare al Grande Fratello, racconta, con persone meravigliose come Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez o Ivana Misterajova. Sono rimasti nella mia vita e ci sentiamo quotidianamente. Non è vero che guadagno 16.000 euro a post, non so perché si sia diffusa questa informazione. Giulia De Lellis adesso si dedica prevalentemente alla sua attività da influencer. Quando aprii il mio profilo Instagram ci fu un'esplosione immediata, così iniziai a raccontare la mia quotidianità, a parlare di un rossetto che mi piaceva o della maglietta che indossavo. Presto scoprii che quando mia sorella o le mie amiche andavano a cercare gli stessi prodotti in negozio non li trovavano perché erano stati venduti tutti a causa mia.
Ma allora non lo consideravo nemmeno un mestiere, forse ancora neanche esisteva. Il mio primo stipendio era di 600 euro, facevo l'animatrice, aggiunge. Poi ho lavorato in uno studio medico, in una fattoria e solo più avanti, facendo la commessa, prendevo 1200 euro al mese. Oggi prima di fare una spesa sciocca ci penso su molto, ma all'inizio mi concedevo dei capricci con più facilità. Andrea invece era molto più severo di me e mi rimetteva subito in riga. Ma non vedo perché una persona che guadagna onestamente non debba comprare le cose che le piacciono, nel massimo rispetto di tutti. In merito alle voci secondo cui guadagnerebbe anche 16.000 euro per un post, dice: no, e non so perché si sia diffusa questa informazione. Capita di guadagnare tanti soldi partecipando a campagne più strutturate, ma non vendo mai una sola foto. La chirurgia può aiutare a stare bene con se stessi. Io non ne sono ossessionata. L'influencer dice la sua sulla vicenda di Chiara Ferragni. Sicuramente sono una che può sbagliare tanto, però so ammettere i miei errori e affrontarne le conseguenze. Ma è impossibile dire in che modo mi sarei comportata io, bisognerebbe passarci per poterne parlare. Poi aggiunge: le regole ci sono sempre state in realtà e io le ho sempre seguite. Ma c'è anche chi ha Eva di non conoscerle. Giulia De Lellis, oggi, ha anche una sua azienda di prodotti per la pelle e di make-up, Audrey. È stata un'evoluzione naturale, spiega, perché in famiglia siamo quasi tutte donne e siamo cresciute con la passione per la cura personale e la bellezza. A volte mi chiedo chi me l'ha fatto fare, perché è molto impegnativo, ma sta andando benissimo e ogni sera vado a letto felice. Proprio pochi giorni fa c'è stato il nostro progetto di Brand Experience, dove collaboriamo anche con altre realtà. Della chirurgia estetica dice: se usata in maniera sana la chirurgia può aiutare a stare bene con se stessi. Io non ne sono ossessionata, ma so che la cosmetica può arrivare fino a un certo punto. Per questo non mi sono fatta problemi a rifarmi le labbra o il seno quando avevo 20 anni, mi rendevano insicura. Poi a me la perfezione non piace. Ho un naso importante e non l'ho mai rifatto perché credo che i difetti rendano unici. Sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Giulia De Lellis parla del rapporto con la sua famiglia. Mia mamma è la mia migliore amica, mentre io e mio padre abbiamo lo stesso modo di scherzare. Di recente ha avuto dei problemi di salute, ma nonostante i suoi 66 anni lui si sente un eterno Peter Pan. Io sono un po' il perno della famiglia, perché vado d'accordo e faccio da paciere tra i miei fratelli e i miei genitori. I suoi genitori si sono separati 2 volte. La prima volta l'ho presa molto male, quest'ultima invece l'ho compresa e accettata più facilmente. Ma cerco di rispettarli e non parlarne, perché sono 2 persone adulte che hanno fatto una scelta legittima. L'influencer al momento è legata all'antiquario romano Giano del Bufalo, fratello dell'attrice Diana. Non è una storia d'amore precisa, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me. In ogni caso non ne ho idea, vorrei saperlo pure io. Finora sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà?